Siamo numerosissimi, sono ninfa, intanto mi presento, sono ninfa Buccellato, funzionario della professionalità di servizio sociale, responsabile dell'area della giustizia riparativa nell'ambito dell'ufficio secondo del Dipartimento della Direzione Generale Risorse e Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile, che opera in coordinamento per gli adulti con l'ufficio primo della DGE. Sostituisco, devo dire indegnamente, la dirigente per un saluto, la dottoressa Isabella Mastropasqua, che oggi avrebbe dovuto dare a tutti voi il saluto di benvenuto. È molto rammaricata, ma purtroppo al momento non è stato possibile, ma proverà ad essere qui in tempo per la chiusura dei lavori. Quindi a suo nome e mio vi ringrazio. Abbiamo avuto modo in questi giorni di apprendere del vivace interesse che questa iniziativa ha suscitato. E devo dire che la nutrita partecipazione di oggi, i numeri ne sono la testimonianza, ci riempie di gioia, però al tempo stesso ci auguriamo veramente di riuscire a soddisfare le vostre aspettative. Consentitemi solo un saluto, prima di passare la parola, a tutti i presenti, in particolare al nostro direttore generale che insieme al capo dipartimento rappresenta per certi aspetti il volano dell'accelerazione della giustizia che la giustizia riparativa sta mettendo in pista nel dipartimento in questi ultimi anni. Ai colleghi che vedo numerosi, i colleghi dei servizi di tutta Italia con cui ho il piacere di lavorare quotidianamente, di condividere questo percorso di grande responsabilità di promozione della giustizia riparativa. Un percorso, devo dire, di grande fatica, ma vissuto sempre con grande entusiasmo. Colleghi con i quali stiamo provando a mettere in coerenza il pensiero della giustizia riparativa all'interno del sistema penale. Come sapete, il Dipartimento ha due anime che, nonostante, diciamo, la profonda diversità, sta provando a fondere quelli che sono i segmenti di riconoscimento del valore di un'esecuzione penale individualizzata. Due anime dipartimentali impegnate sostanzialmente su due piste di lavoro, le pratiche e la governance. Questi sono aspetti su cui riteniamo si possa costruire una significativa convergenza tra esperienze del penale minorile e l'esperienza del penale con gli adulti. Consentitemi un ringraziamento non formale anche a Raffaele Bracalenti e al suo staff che con il Dipartimento ha una lunga storia di collaborazione, ma direi più di passione sui temi della giustizia minorile, oggi anche chiaramente di comunità, e che con il Dipartimento condivide il valore e quindi l'interesse della continua ricerca e offerta, condividere e coltivare, con tutti noi operatori della giustizia. Chiaramente alla nostra ospite che apre il ciclo degli eventi, Martina Giordano, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Al dottor Bracalenti l'onere è di introdurla, oltre che a moderare questa giornata, che mi auguro, ma ne sono certa, visto, diciamo, lo spessore dei contributi di questa giornata, ci sarà anche lo scambio, o anche un'opportunità di scambio tra tutti noi che con interesse e passione, e ripeto, la via partecipazione di oggi ne è una testimonianza, avete aderito all'invito. Spendo brevemente due parole perché rimando, diciamo, sempre al dottor Bracalenti in qualità di ente attuatore uno spazio di approfondimento. Siamo qui grazie alla Liberi di Scegliere, un progetto nell'ambito del PON che opera nei contesti di Calabria e Campania e in particolare a sostegno della giustizia minorile riguardo gli USM di Reggio Calabria, Catanzaro, Salerno e Napoli per la presa in carico di ragazzi provenienti da contesti socio-familiari continui alla criminalità organizzata, proprio per consentire un'elaborazione autonoma di un progetto di vita libero e sganciato da dinamiche criminali. Con l'IPRS, appunto, l'ufficio, in particolare la dottoressa Mastropasqua, ma anche le colleghe dell'ufficio, la Giuseppina Barberis, la dottoressa Branchi. Si è avuto modo di pensare come la giustizia riparativa potesse rappresentare uno strumento utile per i ragazzi, per le famiglie e per le comunità. Quale opportunità per riprogettare il futuro, per partire dalla sofferenza del reato, dalla rabbia,
che il dolore ha generato. Chiaramente siamo consapevoli che la giustizia riparativa non è una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale, ma è una giustizia che si affianca alla giustizia Molto tradizionale, proprio perché consigliato. introduce l'aspetto della parola, della responsabilizzazione, della riparazione, del poter fare qualcosa nei confronti di chi è stato leso dal reato. Una concezione di giustizia riparativa che rimanda alla relazione, un'opportunità per non rimanere congelato nel ruolo da cui non si riesce più uscire, sia come vittime che come autore. L'antifragilità, diciamo, un'opportunità per l'antifragilità, come ci ricorda il filosofo Nassim Nicholas Taleb. Questo ciclo per noi è un'occasione di scambio prezioso, di reciproca conoscenza. Ci auguriamo che possa rappresentare un'opportunità di stimolo di riflessione, chiaramente per nuove risposte, che possano sostanzialmente sostenere l'implementazione della giustizia riparativa in Italia. C'è molta strada da fare, molto ne abbiamo percorsa, ma siamo fiduciosi. Con questo do la parola a Raffaele Bracalenti. A te l'onere di condurre, diciamo, e di presentare, diciamo, questa giornata. Grazie. Grazie, grazie. Ninfa, stavamo ricordando prima che sono passati un po' di anni da quando abbiamo fatto per la prima volta un ciclo di seminari sulla giustizia riparativa in Europa. Era il 2007 e si sono tenuti a Nisida. Sono passati quasi 14 anni. E come diceva Ninfa, grazie al progetto Liberi, che è un progetto del PON, sicurezza e legalità, e che stiamo realizzando da ormai quasi 15-16 mesi, e ne avremo ancora per un anno di attività di fronte a noi. Quest'anno abbiamo incluso anche Catania e la Corte d'Appello di Catania nelle aree che sono. In cui il nostro progetto cercherà di dare un affiancamento ai servizi della giustizia minorile per la presa in carico dei minori. E dicevo, in questi 15 mesi più volte ci è capitato di vedere nel lavoro con i minori e anche con le comunità, diciamo, di appartenenza, di sentire la necessità di avviare dei percorsi di mediazione sociale, penale, di vari tipi, di utilizzare strumenti anche come la Family Group Conference. Abbiamo visto che c'è bisogno c'è bisogno anche di questo, insomma, nel lavorare con i ragazzi e con le comunità, dicevo, di appartenenza. Per cui ci è sembrato importante, come dire, riprendere una tradizione che appunto è da indietro negli anni, di stimolare il confronto tra le pratiche e la cultura della giustizia riparativa nel nostro paese con quelli di contesti dei paesi vicini, alcuni dei paesi, delle esperienze che andremo a raccontare. In particolare iniziamo oggi con l'Irlanda del Nord, e ringraziamo ancora Martina Jordan per la sua presenza, ma avremo poi uno sguardo sulla Francia. Grazie al contributo di Michel Guillaume Hoflung, che si occupa di mediazione penale e sociale da tantissimo tempo, anche lei, che lei fu ospite anche dei seminari di Nisida. Daremo anche uno sguardo a quello che accade in Svezia, e infine l'ultimo incontro sarà sulla Spagna. Dicevo, questa tradizione, possiamo chiamarla così, di favorire il confronto tra le prassi, la cultura riparativa che si è sviluppata in tante esperienze nazionali e quello che accade in altri paesi europei. Abbiamo anche provato a vedere se magari anche persone incuriosite alla giustizia riparativa di altri paesi europei saranno interessate a seguire questi seminari per creare, come si dice oggi, una community non solo nazionale. Presenterò successivamente, brevissimamente, Martina Jordan e anche il taglio che darà al suo intervento, ma lascio intanto la parola al dottor Giuseppe Cacciapuoti, che è il direttore, forse lo conoscete,
la gran parte di voi lo conosce già, è direttore generale al Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità, e con cui abbiamo avuto già alcune occasioni di incontro, ha sempre dimostrato, dire, grande, come dire, apertura e interesse a tutte le attività di formazione che ci è capitato di realizzare nel corso di questi anni di lavoro. Con lo ringrazio della sua attenzione, della sua presenza, e gli do la parola molto volentieri. Grazie, non so se spero che mi sentiate, perché ho notato che ci sono talvolta problemi di audio che determinano interruzione dell'audio. Spero che mi sentiate tutti. La sentiamo bene adesso, dottore. Bene, sono ovviamente contento di essere con voi. Porto i saluti del capo dipartimento, dottoressa Tuccillo, che avrebbe voluto presenziare per un saluto, ma che non ha potuto farlo per concomitanti impegni istituzionali, ma mi ha caldamente raccomandato di portare a tutti voi il suo saluto. E sono chiaramente quello della giustizia riparativa, quello diciamo del trattamento e dei percorsi di inclusione e di reinserimento dei minori. Sono ovviamente temi molto cari al nostro dipartimento. Credo che sia un po' nel DNA di questo dipartimento, che non a caso si chiama, alla denominazione, assunto da qualche anno, la denominazione di Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ponendo l'accento su quest'ultimo termine. È un po' nel DNA quello di avere un'apertura, un favor verso paradigmi riparativi che in qualche modo si affiancano e offrono prospettive diverse rispetto a quelli che sono i tradizionali paradigmi retributivi e rieducativi, che sono poi i paradigmi che sostanzialmente si incontrano e che informano il nostro ordinamento penale. E quindi credo che nell'ambito di questo favor verso forme di probation, quindi verso paradigmi diversi, se non alternativi, quantomeno che si affiancano, come correttamente diceva la dottoressa Buccellato, ai tradizionali paradigmi, credo che sia un po', dicevo, nel DNA del nostro dipartimento, che appunto ha voluto fortemente implementare il ricorso a questo tipo di strumenti. E credo che nell'ambito di questi strumenti si inquadri a pieno titolo il paradigma della giustizia riparativa, quindi gli strumenti di giustizia riparativa, che rappresentano, strumenti dalle potenzialità, restituiscono centralità alla vittima. Io ho, prima di entrare nel dipartimento, quindi prima di iniziare questa esperienza, ho fatto il magistrato requirente per tutta la mia carriera, e quindi so bene che la vittima aveva, utilizzo volutamente il passato, uno scarso rilievo, pochissimo spazio all'interno del procedimento penale. Era relegata a un ruolo, diciamo, di comparsa, un ruolo marginale. E anche all'interno un po' dei processi, dei percorsi di trattamento, la vittima non era riconosciuto molto spazio, perché l'attenzione era centrata, tendeva il trattamento essenzialmente a operare una revisione critica del vissuto criminale, quindi un ripensamento del proprio vissuto in modo da favorire un successivo pieno reinserimento del reo all'interno della società. Credo che da qualche anno a questa parte, dalla direttiva 29 del 2012, dalla direttiva sulle vittime, questa prospettiva stata un po' cambiata in qualche modo, e si è progressivamente prestata sempre maggiore attenzione alla vittima del reato.
perché in effetti la prospettiva viene ad essere ribaltata, quindi si valuta non soltanto l'interesse del reo al pieno recupero, quindi al pieno reinserimento in una prospettiva costituzionalmente orientata dell'esecuzione penale, ma si guarda anche al preminente interesse della vittima ad ottenere una soddisfazione, a che la sua sofferenza venga finalmente ascoltata. Quindi credo che in questa ottica la giustizia riparativa, gli strumenti di giustizia riparativa si inseriscano a pieno titolo nell'ambito dei percorsi trattamentali e quindi plaudo e ritengo che questo incontro, questa riflessione possa assolutamente inserirsi a pieno titolo nell'ambito di quello che è il progetto Liberi di Scegliere, che è stato dunque illustrato e che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro Dipartimento, che si è mosso sul tema della giustizia riparativa su più fronti. A livello organizzativo, come si diceva all'inizio, attraverso la creazione di un ufficio che ha questa mission, cioè quella di promuovere e diffondere i programmi di giustizia riparativa. Questa è stata è una delle novità assolute nell'ambito del nostro panorama ordinamentale, ma anche attraverso la creazione di una rete territoriale che ha individuato presso ogni distretto, presso ogni ufficio, dei referenti per la giustizia riparativa, in maniera tale da avere una rete capillare che possa in qualche modo contribuire alla promozione di questo e alla diffusione di queste nuove pratiche, di questo nuovo paradigma. E soprattutto favorire la diffusione nel settore degli adulti, perché mentre nell'ambito del settore degli strumenti di giustizia riparativa sono ormai diffusi da decenni, dall'epoca dell'entrata in vigore del processo penale minorile, nel settore degli adulti invece questo percorso, questa culturale richiede ancora degli sforzi verso cui chiaramente la nostra attività e l'attività del Dipartimento è proiettata. Ma anche a livello regolamentare il nostro Dipartimento ha profuso uno sforzo considerevole. Voglio ricordare le linee guida sulla giustizia riparativa del 2019, che rappresentano uno sforzo di sintesi per cercare di dare una regolamentazione a questa materia in assenza di una disciplina normativa che speriamo i tempi siano maturi per avere a breve. E sulla scorta di quelle che sono le indicazioni che ci provengono dalle convenzioni internazionali. Quindi si è cercato di fare uno sforzo, ovviamente è una regolamentazione perfettibile che ovviamente può essere certamente migliorata, ma dia il senso dello sforzo che il Dipartimento sta approfondendo su questo terreno. E poi le numerose circolari che pure abbiamo adottato in questi ultimi anni, volte a regolamentare una serie di aspetti. Penso per esempio a tutta l'attività in qualche modo si è cercato, in cui si è cercato di delimitare un po' il perimetro della giustizia riparativa nell'ambito del nostro assetto ordinamentale. Ma come dicevo, occorre questo cambiamento culturale che è ancora un po' di là da venire, perché soprattutto, come dicevo, nel settore degli adulti occorre superare ancora delle resistenze, ancora dei meccanismi culturali che ancora non ci consentono di percepire appieno qual è la reale efficacia di questi percorsi di giustizia riparativa. C'è ancora una tendenza a utilizzare un angolo visuale limitato, e cioè quello del trattamento del reo, quello del reinserimento del reo. Ancora non si riesce a spostare l'angolo visuale dal reo alla vittima. Ecco, soprattutto nel settore degli adulti, perché non a caso, a mio giudizio, i percorsi di giustizia riparativa hanno avuto una diffusione e sono anche praticati, abbiamo numerosi progetti in corso, nel settore minorile. C'è una difficoltà invece nell'ambito del settore degli adulti. Questo perché? Perché mentre con riferimento al minore prevale
appunto l'esigenza educativa e quindi si coglie anche il significato di un percorso di giustizia riparativa, nel settore degli adulti questo meccanismo, questo significato non si coglie ancora. Ecco perché la visuale è sempre centrata, a mio giudizio, sul reo. Quindi bisognerebbe favorire e promuovere questo cambiamento culturale, spostando l'attenzione dal reo all'interesse preminente della vittima, che è poi quello che ci chiede la direttiva la direttiva 29 del 2012. Quindi occorre tenere in considerazione l'interesse della vittima se il percorso di giustizia effettivamente corrisponde all'interesse della vittima. Quindi è necessario questo cambiamento di prospettiva e quindi in quest'ottica credo sia fondamentale l'incontro, l'approccio, la conoscenza delle altre esperienze ordinamentali. Ecco perché veramente mi congratulo con l'organizzazione, perché credo che la conoscenza delle altre esperienze ordinamentali ci possa servire non soltanto sul terreno della pratica degli uffici giudiziari per migliorare le nostre prassi applicative, ma perché no in una prospettiva de iure condendo per offrire al legislatore elementi di conoscenza per promuovere finalmente una normativa che ci consenta di regolamentare questo settore che sta acquisendo una sempre maggiore importanza all'interno del nostro ordinamento. Quindi sono tanti i temi di riflessione, quindi io mi scuso, non potrò essere presente per l'intero corso perché ho una serie di appuntamenti pregressi, ma conto, conoscendo il modo con cui lavorate, conto poi di leggerne le risultanze e gli esiti successivamente, ma sono tanti gli spunti di riflessione e gli elementi di conoscenza che si possono porre all'attenzione dell'uditorio. Ne voglio citare solo alcuni. Il perimetro di applicazione dei percorsi di giustizia riparativa, se in altri ordinamenti e nell'ordinamento nordirlandese in particolare esistono anche dei meccanismi di giustizia riparativa che si pongono come strumenti addirittura di diversion rispetto ai tradizionali canoni della giustizia penale e per quali tipologie di reati, se ciò accade. Qual è l'influenza dei percorsi di giustizia riparativa sul procedimento penale in corso? Altro tema molto delicato che credo sia poi alla base di una certa diffidenza della magistratura, soprattutto nel settore degli adulti, rispetto all'implementazione di questi percorsi di giustizia riparativa. Ma direi più in generale, qual è la percezione che questi strumenti di giustizia riparativa hanno nell'ambito della collettività? Cioè, come viene percepita l'efficacia di questi percorsi all'interno della collettività, che sia poi il nodo centrale, e se esistono dei meccanismi di monitoraggio sugli esiti dei percorsi di giustizia riparativa per poi anche comunicare e diffondere alla collettività qual è l'effettiva resa e l'effettiva efficacia di questi percorsi di giustizia riparativa anche in chiave di abbattimento del tasso di recidiva e di miglioramento della situazione di sicurezza sociale della collettività. Quindi sono tanti gli spunti che mi vengono, ce ne sarebbero altri, ma non voglio sottrarre tempo alla riflessione e soprattutto all'interessante contributo che la dottoressa Jordan di qui a poco vi offrirà. Quindi io rinnovo i miei complimenti per l'iniziativa e i saluti di buon lavoro e certamente avremo altre occasioni per risentirci. Grazie all'organizzazione e buon lavoro e un saluto a tutti. Grazie dottor Cacciavuoti di questa introduzione anche così stimolante, perché ha sollevato molti dei punti la direttiva sulla vittima, appunto gli ambiti di applicazione e altre cose insomma che probabilmente troveranno risposte anche nelle diverse giornate seminariali. Ma adesso credo sia giunto il momento di dare la parola a Martina Jordan, a una brevissima introduzione. Martina ha una formazione in psicologia e lavoro sociale, ha lavorato per 20 anni nel sistema della giustizia minorile in Nord Irlanda, facendo già una grandissima
attività di incontri riparativi all'interno del sistema di giustizia. Dal 2015 ha lasciato la giustizia minorile, si è dedicata al tema della formazione sulla giustizia riparativa in vari paesi europei e anche nel sud-est asiatico, e ha insegnato non soltanto queste pratiche agli assistenti sociali, ma anche a insegnanti e anche a trainer nelle organizzazioni sportive. E noi abbiamo già avuto modo di ospitarla in un training che abbiamo fatto in Sardegna nel 2015. Possiamo aggiungere che Martina fa parte del Consiglio della Family Ground Conference in Nord Irlanda e anche del forum delle pratiche di giustizia riparativa, ed è una formatrice accreditata presso il Forum Europeo per la Giustizia Riparativa. Ancora due rapidissime cose che forse è interessante sapere, ne parlavamo prima brevemente con Martina. Nel Nord Irlanda c'è una grandissima sensibilità sui temi della giustizia riparativa, anche per la storia di conflittualità sociale molto politica e insomma armata anche molto intensa che ha attraversato gli ultimi 20-15 sono stati di pacificazione, ma insomma sono stati 30-40 anni di grandi conflitti dentro la società, quindi questo ha sviluppato una grande sensibilità sui temi della mediazione e della riparazione sociale. La seconda cosa è che per chi ci conosce e ci segue sa che noi abbiamo incominciato a parlare di Family Group Conferencing ormai credo una decina di anni fa, sperimentandolo come strumento di lavoro nel penale, non come forma di giustizia riparativa. Abbiamo avuto modo di fare anche formazione su questo tema. Ci pare molto interessante l'applicazione che ne fa la Nord Irlanda nella giustizia riparativa. Passo la parola a Martina Jordan. Il titolo del suo intervento è La giustizia riparativa, pilastro del sistema penale minorile in Irlanda del Nord. Sono qui. Benissimo. Grazie. Siamo qui per ascoltarti, siamo piuttosto numerosi, direi. Ok, bene, buongiorno. Questo è tutto ciò che so in italiano, quindi mi scuso sentitamente. Buongiorno in irlandese. Sono Martina Jordan. E vorrei condividere con voi molto brevemente il mio background. Come Raffaele menzionava, sono assistente sociale, ho lavorato nella giustizia penale per 20 anni. Per 12 anni ho moderato dei meeting di giustizia riparatrice tra il settore giovanile e penale, quindi ho moderato centinaia di meeting e sono specializzata nella azioni reati violenti, diverse forme di abuso, e quindi sono molto sensibile rispetto al tema della giustizia riparatrice. Ho avuto il privilegio di essere stata in Sardegna nel 2015 e devo dire che quello che ho percepito è stato il fatto che il rimando è al nostro DNA. Siamo degli stati davvero che parlano dal cuore, che hanno nel DNA questa sensibilità. Per questo la restorative justice ha a che fare con situazioni penali dannose che impattano sul livello emotivo delle persone. Quindi credo che sul piano culturale voi abbiate queste basi solide per introdurre questi concetti in Italia. Quindi mi sono soffermata anche a Napoli con un gruppo di procuratori e giudici che sono davvero molto interessati a questo concetto, quindi è davvero fantastico sentire che state avanzando e prendendo davvero seriamente questa tematica. Pensavo che ci sarebbero state una trentina di persone o 40 persone, quindi cerco di non guardare il numero di partecipanti, altrimenti mi emoziono troppo, divento troppo nervosa, e quindi vado con la condivisione dello schermo.
Per coloro che non conoscono la zona settentrionale dell'Irlanda, facciamo parte del Regno Unito. Quindi gli altri stati sono la Scozia, l'Inghilterra, Galles, che fanno parte di queste isole, Irlanda, però come diceva Raffaele, abbiamo sperimentato 30 anni conflittuali, nell'arco dei quali moltissime persone sono state uccise. E quindi grazie al Signore abbiamo poi siglato il Big Friday Agreement, questo accordo di pace nel 98, e da allora abbiamo respirato una relativa stabilità fino ai tempi più recenti a causa della ondata della Brexit e il fatto che le nuove relazioni appunto a livello del Regno Unito in realtà abbiamo subito un po' questo distacco, e anche noi in Irlanda abbiamo sicuramente percepito le conseguenze, ma i conflitti dell'Irlanda del Nord sicuramente hanno rappresentato la maggiore difficoltà. È stato un tempo davvero molto arduo e ci sono stati molti traumi a livello transgenerazionale. E di contro dobbiamo dire che siamo uno Stato molto orientato alla possibilità di avere delle situazioni riparative, proprio perché veniamo da un assetto post-conflittuale. Quindi vedete queste immagini, era la routine nella quale io ho vissuto da bambina. E ora vorrei mostrarvi alcune immagini che la maggior parte delle persone riconosceranno. Se avete visto The Games of Thrones, questa immagine sicuramente la riconoscerete. È uno stato davvero bellissimo e chiunque è stato nell'Irlanda del Nord lo ha apprezzato. Allora, qual è il tema sul quale verte la mia presentazione odierna? Vi parlerò della giustizia riparativa, della restorative justice e le prassi riparative dell'Irlanda del Nord. Lo Youth Conferencing, che è il nostro modello di restorative justice nell'ambito minorile e giovanile. Poi vi parlerò di alcuni case study, di uno in particolare, proprio per favorire la vostra comprensione su quelle che sono le nostre prassi. Infine, se avremo tempo, potrò prendere delle domande e auspico di potervi rispondere per tempo. Allora, come saprete, molte persone già sanno appunto qual è il concetto di restorative justice. Questa è la mia definizione. Il fulcro della restorative justice riguarda riuscire a correggere tutto ciò che è sbagliato e dannoso, e si fonda sul rispetto per tutti, che proviene dalla consapevolezza dell'interconnessione ma anche della diversità. Questo processo avviene attraverso la focalizzazione sui danni e le esigenze, rispondere agli obblighi che coinvolgono tutti gli stakeholder e utilizzando dei processi collaborativi e inclusivi. In linea di principio, la giustizia riparativa si basa sul principio di riuscire a ripristinare, a risolvere le questioni più lesive. Il volontariato, però la partecipazione a questi processi riparativi è su base volontaria e si basa su una scelta informata. Quindi nessuno dovrebbe mai essere forzato o pressato a partecipare ad uno di questi processi riparativi. La neutralità, i processi riparativi sono equi, mai influenzati da pregiudizi sui partecipanti, la sicurezza, quindi i processi e la prassi mirano a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e a creare un luogo sicuro per l'espressione dei sentimenti e delle opinioni sui danni che sono stati provocati. Accessibilità. I processi riparativi non sono discriminanti e sono resi disponibili a tutti coloro che sono coinvolti in un conflitto o in situazioni di danno. Il rispetto, i processi riparativi sono rispettosi della dignità di tutti i partecipanti e tutti coloro che sono stati coinvolti in questi danni
provocati. Queste definizioni sono state tratte dal sito www.gov.uk, quindi è possibile accedere anche a questo PowerPoint, a questo indirizzo. Quindi, in linea di principio, questi presupposti di giustizia riparativa ci riportano alla percezione di quelli che sono dei danni, dei traumi che sono molto forti a livello emotivo, ci riportano alla nostra natura di essere umani. Noi siamo davvero progettati per essere collegati con gli altri, abbiamo delle relazioni reciproche. Un giudice che ricordo in Australia che affermava che a seguito di un crimine si crea una relazione tra due persone. E l'obiettivo della giustizia riparativa è proprio quella di trasformare questa relazione negativa in una relazione positiva. Allora, andiamo a vedere i processi tradizionali. In questo processo tradizionale sicuramente ci sono delle leggi che sono state infrante. C'è uno focus sulla colpevolezza, il sistema decide la sanzione e la persona che ha compiuto il reato, come dicevamo, è chiaramente un tassello centrale e chiaramente è un avversario, l'autore del reato rispetto allo Stato. C'è un'inclusione limitata della comunità. Nel sistema di giustizia riparativa, noi andiamo ad osservare chi è stato leso. I crimini violano a livello delle persone e delle relazioni, quindi la giustizia riparativa identifica queste esigenze e gli obblighi, quali sono le esigenze delle vittime, quali sono le esigenze dei colpevoli e quali sono gli obblighi per riuscire poi a ripristinare uno stato di giustizia. La vittima è centrale. Promuove il dialogo. La giustizia riparativa è un forum per la comunità affinché sia coinvolta nella gestione dei problemi correlati ai reati. La giustizia riparativa nel nostro sistema è stato il risultato di una revisione del sistema di giustizia penale del 2000, quindi avveniva a 2 anni di distanza dall'evento che portò alla firma dell'accordo di pace, dove gli eserciti abbandonarono le armi e concordarono un clima di pace. E tutta la cultura dell'Irlanda del Nord è cambiata. E quindi eravamo sicuramente orientati di nuovo alla pace, alla stabilità. E di conseguenza il sistema della giustizia penale ha assistito a tutto un processo di revisione e un gruppo di funzionari della nostra Ministero della Giustizia ha osservato tutta una serie di approcci innovativi per gestire il settore minorile e quindi hanno valutato, hanno vagliato le migliori prassi a livello mondiale e quindi poi hanno riflettuto sul fatto che il modello della Nuova Zelanda sicuramente poteva essere piuttosto in linea sul piano culturale. E quindi tutta la legislazione si è iniziata a focalizzare proprio su un sistema riparativo. E quindi abbiamo creato questa normativa, il Justice Northern Ireland Act nel 2002, che prevedeva appunto le prassi di giustizia riparativa. Quindi abbiamo iniziato il primo ciclo di conferencing nel dicembre 2003. Ora ho sentito in precedenza che all'inizio c'erano molti ostacoli e direi che c'è stato davvero un cambiamento epocale perché finalmente è stato introdotto questo concetto della giustizia riparativa per gli adulti ma anche per i giovani. Noi abbiamo sperimentato questo cambiamento perché i giudici iniziavano a conoscere chiaramente all'inizio molto bene delle soluzioni di stampo tradizionali su come gestire i reati e quindi si stavano cercando davvero di capire un approccio completamente innovativo di concepire i reati, gli impatti e che questi hanno, l'inclusione delle vittime. Quindi è stato un periodo molto sfidante. Ci sono voluti 6 mesi per riuscire ad avere il primo meeting di Restorative Justice
che appunto era stato predisposto, e intorno al 2004 ci sono stati quasi 45.000-50.000 meeting, quindi dobbiamo considerare che è molto importante l'introduzione della restorative justice all'interno del sistema minorile affinché ci sia una normativa importante che possa costituire la dorsale di questo nuovo approccio. Il nostro modello, come vi dicevo, è basato sul modello della Nuova Zelanda di conferencing. Ora, nell'Irlanda del Nord l'età di responsabilità criminale si attesta a 10. Ora, scusate, non ho controllato i dati per l'Italia, 10 vuol dire davvero un'età troppo bassa. Io, con la mia carriera di assistente sociale, so che i bambini non ancora hanno quella maturità cognitiva a quell'età per gestire determinate situazioni all'età di 10 anni, per davvero comprendere quello che è giusto o sbagliato. E il nostro modello pratico è molto orientato ad incorporare degli aspetti, delle best practice, perché di questo tipo, perché noi lavoriamo con dei bambini, quindi vogliamo lavorare in maniera informata sulle esperienze traumatiche di abuso infantile, le prassi sistemiche, quindi un contesto più ampio, la famiglia, la comunità, quindi la resilienza, sviluppare la resistenza e chiaramente la possibilità di evitare e di prevenire ulteriori abusi. La maggior parte di questi bambini hanno sperimentato dei traumi, e quindi abuso o trascuratezza. Quindi dobbiamo essere davvero molto consapevoli che stiamo lavorando non soltanto con dei bambini traumatizzati, ma anche proprio con delle vittime. In Northern Ireland is the main organization that oversees restorative. L'organizzazione, la Youth Justice Agency, che si occupa appunto della giustizia riparativa. Abbiamo vari modelli che utilizziamo, ma noi ci coinvolgiamo da subito, il prima possibile, nel problema. Quindi abbiamo un intervento di prima fase, di fase precoce, quindi lavoriamo con i giovani che sono sull'abisso, sull'orlo di entrare nel sistema della giustizia giovanile. Ad esempio andiamo nelle scuole proprio per parlare ai giovani, per prevenire che entrino nel sistema della giustizia giovanile. Poi abbiamo delle cliniche, degli laboratori di impegno per i giovani, ovvero ai quali vengono, quando ammettono la colpa, li coinvolgiamo con un dialogo con le vittime per far capire loro qual è l'impatto del loro comportamento sugli altri, e poi forniamo un sostegno e normalmente in questi casi si ottiene diciamo dal sistema penale solamente un avvertimento, una piccola sanzione, e poi organizziamo quelle che noi chiamiamo le youth conferences. Queste possono essere sia richieste dal tribunale sia possono essere volontarie. E supervisioniamo anche i giovani che sono soggetti a varie ordinanze da parte del tribunale, ma anche ai programmi di youth conference diversifi. Organizziamo anche dei programmi e degli interventi con i giovani, con i loro genitori, e per prevenire la reiterazione del reato. Facilitiamo anche dei gruppi di sostegno per i genitori che sono molto molto importanti, hanno un grande successo, e anche perché hanno aiutato molti giovani a non reiterare i reati. In Irlanda del Nord, come dicevo prima, siamo una società che si basa molto sulla riparazione, pertanto nel nostro sistema tutto viene fatto in questo modo, con questa ottica. Quindi abbiamo delle scuole in cui appunto viene utilizzata giustizia riparativa, il sistema appunto penale per gli adulti utilizza la giustizia riparativa. Abbiamo coinvolto i vari
varie organizzazioni che vanno nelle comunità e che davvero pongono in essere questo tipo di attività che si basano sulla giustizia riparativa. Siamo davvero una società che si basa su questo e questo ha un effetto a cascata sulle comunità, sulle persone. Quindi cosa sono le Youth Conferences? Il sistema della giustizia restaurativa che è stato stabilito qui in Irlanda del Nord coinvolge l'utilizzo delle Youth Conferences in cui il criminale, la vittima o il rappresentante della vittima, professionisti e altre figure si incontrano per discutere del reato e delle sue ripercussioni e per convenire su un piano d'azione per il reo. Quindi queste conferenze sono davvero integrate, pienamente integrate all'interno del processo della giustizia penale. E noi riceviamo anche degli invii di giovani in due modi. Quindi prima della condanna possono essere organizzate queste youth conferences e se la persona ammette, il giovane ammette il reato, e in questi casi l'invio del giovane a queste youth conferences viene svolto dal Public Prosecution Service e la conferenza viene chiamata una youth conference diversiva, ovvero si tratta di una procedura che si applica quando c'è un primo contatto tra il giovane e il sistema di giustizia. La stragrande maggioranza di questo tipo di casi sono appunto di questo tipo di conferenze sono diversive. A seguito della condanna, ovvero se una persona, se un ragazzo è dovuto apparire in corte perché il reato era molto grave, allora questo tipo di youth conference viene ordinata dal tribunale. Ci sono poi alcune eccezioni, ovvero c'è l'obbligo, diciamo, della tribunale di ordinare questo tipo di conferenza affinché una persona che è stata condannata, quindi un giovane condannato, deve decidere di partecipare. Noi ci occupiamo anche di reati molto gravi, ad esempio abbiamo aggressioni gravi, aggressioni sessuali a sfondo sessuale, però non ci occupiamo di omicidi, ma al di sotto, diciamo, tutti i reati al di sotto di questo vengono presi in considerazione dalle nostre youth conference. Ci sono anche aggressioni tra giovani, aggressioni perpetrate da un giovane ad un adulto. Chiaramente non siamo totalmente scevri dai rischi, assolutamente no. Noi pensiamo che sia davvero importante pensare che per ogni reato ci sia l'opportunità che viene data al reo di partecipare a questo processo di riabilitazione, se vogliamo. Noi lo dobbiamo ricordare sempre, perché per ogni crimine c'è una vittima, ma dobbiamo dare la possibilità alle vittime di incontrare il reo. Questo secondo noi è molto utile, questo è il nostro punto di vista, chiaramente. Quindi chi partecipa ad una youth conference? Beh, legalmente ci devono essere 4 persone che partecipano ad una youth conference, quindi deve esserci chiaramente qualcuno che deve essere nominato dalla corte, deve esserci un funzionario di polizia legalmente, deve essere poi il reo giovane che commette il reato e poi ci deve essere la persona adulta responsabile per il giovane, quindi legalmente sono 4 persone, altre persone che poi possono essere invitate dal coordinatore della youth conference saranno la vittima, le persone che si occupano della vittima e altre persone che possono essere importanti per l'incontro, ad esempio un membro della comunità, se si tratta di un reato che viene perpetrato in una scuola, ad esempio ci sarà un rappresentante della scuola, se abbiamo dei crimini motivati dall'odio razziale, ci saranno ad esempio persone della comunità che parteciperanno e che tenteranno di educare il minore reo e faranno capire a lui o lei quale tipo di influenza, di impatto ha avuto il suo crimine. Ora, cosa avviene durante una youth conference? Durante una di queste conferenze il giovane o la giovane viene invitato a raccontare
cosa è avvenuto nel reato e la vittima, se presente, è incoraggiata a fare delle domande a questo giovane e anche deve dire come è stata influenzata dal vittime. Le altre persone che partecipano, anche loro sono invitate a dare le proprie opinioni sul reato e sui suoi effetti. E questa parte che segue è molto importante perché un elemento critico della conferenza è lo sviluppo collaborativo di un programma di Youth Conference, della Youth Conference, che stabilisce delle azioni che devono essere intraprese dal reo per scusarsi per il reato condotto e per ridurre anche la possibilità che possa reiterare quel reato. Quindi questo è il modo in cui gestiamo la Youth Conference. Chiaramente c'è una preparazione molto accurata prima della conferenza, scegliamo molto attentamente il luogo in cui viene svolta la conferenza, scegliamo molto attentamente i partecipanti. Organizziamo anche un piccolo tè con un piccolo rinfresco e con la vittima prima che si cominci la conferenza, proprio per renderla il meno formale possibile, proprio per non dare un senso di paura alla vittima. E in questo modo gestiamo non solamente l'incontro vero e proprio, ma proprio tutto ciò che circonda l'incontro. Quindi quando una giovane affronta una youth conference, chiaramente parlano con la vittima. Come ho detto, io ho fatto centinaia di queste youth conference. Alcune vittime dicono: no, non vediamo più nulla da questo incontro, la persona si è scusata, ti credo, non ho più bisogno di nulla da parte del reo. E questo è bello quando avviene, devo dire, devo confessarlo. Però il nostro dovere è anche fare in modo che i minori non reiterino il reato. Quindi con un caso come questo, ad esempio, il giovane deve completare, portare a termine delle azioni che poi gli impediscano di reiterare il reato. Se c'è una vittima di una conferenza che ha dei bisogni specifici, questi sono quello che noi possiamo offrire a livello legale alla vittima, proprio per tentare di migliorare la situazione. Quindi il giovane può fare qualcosa per rimediare al reato commesso. La cosa principale, quello che le vittime vogliono dalla giustizia riparativa è che il minore non farà del male ad altre persone. Questo è importantissimo per le vittime, lo abbiamo notato nel nostro lavoro. E poi il giovane può scrivere o fare verbalmente delle scuse, presentare le scuse, e poi ci può essere un lavoro di riparazione. Quindi per le persone che hanno meno di 16 anni possono svolgere lavoro non pagato fino a 240 ore per chi ha più di 16 anni, per chi ne ha meno il numero di ore è all'incirca 100 ore. Perché a meno 16 anni è circa 100 ore. E poi ci può essere una restrizione, ovvero si proibisce al giovane di svolgere alcune attività oppure di andare in alcuni luoghi. Quindi, per esempio, se un giovane continua a rubare in un determinato negozio, allora a quella persona verrà vietato di entrare in quel negozio per un periodo di 12 mesi. Se il minore commette furti in appartamento in un quartiere particolare, noi possiamo avere una mappa, prendere una cartina e proprio disegnare i confini all'interno di quella cartina all'interno del quale il minore non potrà più entrare. Quindi questo è quello che vogliono spesso le vittime, vogliono sapere che il minore non commetterà nuovamente il reato. E i giovani poi possono anche pagare una certa somma alla vittima, oppure possono fare una donazione ad un'associazione caritatevole di scelta dalla vittima, possono essere supervisionati da un assistente sociale ad un altro adulto responsabile, possono ricevere un trattamento per alcol, droga o problemi di salute mentale, possono avere un braccialetto elettronico se hanno commesso reati più gravi, e poi possono anche andare in prigione. Ora, in tutti i miei anni non ho mai sentito di un minore che sia andato in prigione perché richiesto dalla vittima.
Devo dire che ho trattato di casi molto molto gravi in cui un giovane aveva un coltello e lo ha messo alla gola di 6 giovani ragazze, le ha incontrate poi in una conferenza appunto riparatrice, e tutto quello che le vittime hanno detto è stato: no, non vogliamo che tu vada in prigione per questo, perché vogliamo che tu cambi la tua vita, vogliamo darti una possibilità. Allora, in questo caso abbiamo dovuto sviluppare un piano molto generale che prevedeva vari di questi aspetti, anche per soddisfare le richieste del giudice, che voleva mandare invece in prigione questo ragazzo. E quindi abbiamo sviluppato un piano molto comprensivo, molto generale, dicendo anche che questo era quello che volevano le vittime. E quindi il minore ha portato a termine il piano e non ha reiterato il crimine, il reato. A volte, se si mandano in prigione i minori, molto spesso imparano meglio come commettere reati, quindi molto spesso non funziona la prigione. Ma soprattutto quando creiamo un piano, un programma, è fondamentale che questo programma sia proporzionato al livello del danno causato. Prima Raffaele diceva che io ho lavorato anche nel sud-est asiatico, in alcuni paesi in particolare in cui i minori venivano messi in prigione per anni per dei reati davvero minori, di poca entità. In Irlanda del Nord i nostri programmi possono essere molto generali, molto onnicomprensivi o davvero minimi, e questo dipende dal livello di danno causato. Non importa tanto quanto sia grave il reato, ma importa quanto danno sia stato causato alla vittima e alla comunità. Ora, dopo la conferenza, se il programma della Youth Conference è stato validato dal partecipante ed è stato accettato dal Tribunale dei Minori, allora il minore sarà monitorato e sostenuto affinché possa completare queste azioni che deve svolgere. Abbiamo un tasso di compliance molto molto alto con i nostri programmi di Youth Conference. Quando lavoravo nella organizzazione, diciamo, tradizionale, di giustizia tradizionale, io molto spesso dovevo riportare i minori davanti al tribunale 2, 3, 4 volte, ma da quando mi occupo di giustizia riparativa credo che di aver dovuto portare 3 minori davanti al giudice in un anno. E se il minore non completa, non porta a termine il programma, proprio come ci si aspetta che lui o lei lo appunto completi, allora organizziamo un incontro con la vittima, perché diciamo l'obbligo è del minore nei confronti della vittima, non tanto del tribunale, ma nei confronti della vittima. E molto spesso quando organizziamo questi incontri tra la vittima e il reo e il minore, sono proprio le vittime che gli ricordano, che ricordano al reo quali sono i loro obblighi. Quindi per questo abbiamo anche un altissimo livello di compliance. Ora, cosa rende buono il processo di queste conferenze? La partecipazione volontaria è fondamentale. Infatti abbiamo avuto pochissimi minori che hanno rifiutato di organizzare questi incontri riparativi. In corte, in tribunale, viene chiesto se vogliono partecipare, loro devono dire sì o no. Pochissimi, davvero pochissimi, dicono no. Quindi è un processo volontario e deve essere volontario fino al momento in cui incontrano la vittima, deve essere una loro libera scelta. Questo funziona quando possono appunto fare questa scelta. E poi un alto livello di supporto e di preparazione prima della conferenza, la preparazione e riparazione. Facciamo anche delle visite domiciliari e per quanto possibile organizziamo le visite domiciliari proprio con i minori a casa, per vedere anche dove vivono. E poi coinvolgiamo il minore e coinvolgiamo le persone, i responsabili del minore e della vittima. Coinvolgiamo anche un rappresentante o dei rappresentanti della comunità e coinvolgiamo dei facilitatori di grande esperienza ben formati. E per praticare, per appunto fare delle
Per poter appunto partecipare a queste conferenze abbiamo bisogno di una formazione specifica e veniamo formati come funzionari per l'allontanamento dei giovani dalla criminalità e poi il senso di appropriazione del programma che devono avere il minore e la vittima, ovvero coloro che sono stati coinvolti nel problema devono risolverlo. E poi il minore non deve sentirsi stigmatizzato o giudicato e deve essere motivato ad andare avanti con il processo. Nella mia esperienza ho notato che i giovani sono contenti di partecipare a queste youth conference, che i minori sono contenti di partecipare. Alcune youth conference sono state davvero molto, molto, molto difficili da un punto di vista emotivo, hanno rappresentato delle sfide. Hanno portato a galla la vergogna dei minori che commettevano i reati, ma sono fondamentali perché i minori sentono di aver fatto la cosa giusta. Alcune vittime hanno abbracciato la persona che aveva fatto tantissimo, aveva causato tantissimo dolore alla loro vita. E è bellissimo questo, ma devono, in questo modo, si dà speranza ai minori, si dà loro speranza e una nuova ispirazione per vivere meglio la propria vita. E questa è di Shad Maruna, che è una professoressa della Queen University Belfast, e che dice che le conferenze di successo coinvolgono una preparazione, in anticipazione appunto della conferenza, che è seguita poi da un sollievo, un senso di chiusura, di risoluzione. E molto spesso nelle sue interviste ha visto che il senso di anticipazione prima della conferenza era molto più alto rispetto poi allo stress, all'ansia che viene sentita durante l'esperienza della Youth Conference. Prima della conferenza le persone, i partecipanti hanno tanta ansia, e soprattutto se si tratta di reati molto gravi, ma una volta che comincia il dialogo, una volta che le persone cominciano a raccontare la propria storia, quando le persone cominciano un po' a rilassarsi, allora la maggior parte dei partecipanti alle Youth Conference sono riusciti davvero a rilassarsi. E noi abbiamo fatto anche un po' di ricerca sui giovani, sui minori. Alcuni hanno detto, alcuni dei minori che hanno perpetrato reati hanno detto è molto meglio che stare in tribunale perché si incontrano tutti e ci si può scusare, è stato bellissimo. La cosa più difficile di tutta la conferenza, ha detto un altro, dover ascoltare la storia di quella persona, come sono stati colpiti. Probabilmente per me non è stato bello, ma ho chiesto loro come si sono sentiti e poi ho dovuto ascoltare, è stato davvero triste, mi vergogno di quello che ho fatto e vorrei non averlo fatto, vorrei poter tornare indietro. E poi sì, ti fa sentire bene, meglio, ti puoi scusare, ma ti senti meglio perché riesci a guardare la persona, la vittima negli occhi. E poi bisogna soddisfare i bisogni della vittima. Tutti coloro che sono interessati nel sistema della giustizia riparativa devono sapere che come hai colpito la vittima. Una persona ha detto solamente le vittime possono definire i propri bisogni durante il processo della conferenza, solamente le vittime possono dire che finalmente la giustizia è stata fatta per loro. E nella giustizia riparativa le vittime hanno bisogno di tre cose. Hanno bisogno di un senso di giustizia, hanno bisogno di raccontare la loro storia e devono riprendere il controllo sulla loro vita. E tutte le nostre vittime hanno detto sì, abbiamo ottenuto questo grazie a questo incontro riparativo. Quindi la ricerca sostiene questo. Il bisogno per una rivendicazione, per riaffermarsi, è molto più importante della vendetta. Quindi se una vittima dice sono così arrabbiata con quello che ha fatto questo bambino, questo ragazzo, allora quando incontrano poi il reo, lo incontrano per ascoltare, vogliono semplicemente ascoltare, vogliono far sapere anche quello che hanno causato i rei nelle loro vittime. E poi le vittime devono raccontare la loro storia, devono riprendersi
dal potere che il reo ha preso sulla loro vita e devono riscoprirsi, risentirsi rispettate e devono riscoprire il loro valore. La maggior parte delle vittime poi vuole un risarcimento, anche simbolico, anche se si tratta semplicemente di una dichiarazione scritta da parte del reo. E poi la compensazione, il risarcimento è molto più importante per le vittime rispetto al livello di punizione che verrà poi ricevuto dal reo. Io lo dico di continuo, la maggior parte delle vittime, tutte le vittime con cui ho mai lavorato, nessuna tra di loro ha voluto mandare in prigione un bambino, un minore. No, prima dell'incontro magari sì, ma dopo l'incontro sono sempre d'accordo sull'impedire che il minore vada in prigione. Questo è quello che vogliono le vittime. Quindi le esperienze delle vittime durante la conferenza giovanile. Know through research done by the European Forum, I think it was of restorative justice, that victims of crime would prefer to be told. Le vittime di crimine preferiscono di avere questo tipo di comunicazione. Quindi apprezzano moltissimo sentirsi dire che c'è un'opportunità. Quindi le vittime si sentono sollevate e soddisfatte, hanno potuto far sentire la loro voce. La cosa migliore della conference è avere l'opportunità di vedere il giovane con delle emozioni autentiche, concrete e un sentimento di dispiacere. Le vittime, questi meeting, in realtà sicuramente pensano di aver paura di essere visti come dei mostri. Il 40% dei giovani, dei bambini nel sistema minorile afferiscono anche al sistema di assistenza, e quindi quando arrivano i bambini nella sala, quindi prima c'è la vittima, poi il giovane, una volta che vedono quella bambino vulnerabile con l'assistente sociale, non è con il genitore, allora si sciolgono. Iniziano a sentirsi in empatia con il giovane, e a volte questo diventa sicuramente difficile nel ruolo di facilitator, perché noi siamo lì per essere sicuri, rispondere alle esigenze delle vittime, e quindi dobbiamo riuscire a comunicargli che possiamo davvero percepire che sono emozionati rispetto a quello che dice il giovane, e che sono dispiaciuti e che sono consapevoli che sono bambini da soli, senza genitori, ma dobbiamo comunque ricordare il motivo per cui siamo lì, per discutere con questo giovane e quello che è accaduto. Quindi sono tutta una serie di dinamiche o sfumature molto interessanti. Ok, quindi nel 2019-2020 il 99,4% dei giovani e il 99,6% dei genitori e carer sono stati sottoposti a un sondaggio ed hanno affermato la loro soddisfazione rispetto ai servizi che avevano ricevuto dalla Youth Justice Agency. Il 96% circa delle vittime intervistate che hanno partecipato al processo di Youth Conference sono state soddisfatte dei processi riparativi. E L'81% circa delle vittime ha partecipato al processo di Youth Conferencing, quindi abbiamo avuto un alto tasso di vittime partecipanti e di presenza, quindi è davvero un risultato incredibile. Sappiamo che le vittime hanno un'esperienza molto catartica, sperimentano proprio un processo di guarigione attraverso questo incontro, che in molti casi davvero rappresenta il culmine di un'esperienza molto negativa. Ora non so quanto tempo ho a disposizione, però vorrei parlarvi brevemente di uno dei miei casi. Come vi dicevo, ne ho condotti centinaia. 15 minuti ancora. Benissimo, perfetto, grazie Raffaele. Allora volevo condividere questo caso, questa storia, per riuscire a trasmettervi questo messaggio. David, rappresentato chiaramente da questa immagine. Quindi voglio parlarvi di questa storia. 16 anni, aveva un'esperienza di trauma, e devo dire che in questa fase
se queste prassi con i giovani di giustizia riparativa vengono attuate sui giovani, bisogna essere informati sul trauma. Quindi aveva sperimentato un trauma, viveva con la mamma e tre fratelli e sorelle più giovani. La comunità nella quale vivevano aveva un alto livello di deprivazione, quindi sul piano sociale, economico, e vivevano in condizioni di povertà questa famiglia. David è stato vittima di un abuso sessuale e il colpevole non è stato preso. Quindi, come avviene con molti giovani, faceva uso di sostanze stupefacenti e alcol proprio per sfuggire al dolore della sua realtà. Quindi un meccanismo di coping rispetto ai traumi subiti da un adulto. David si era ritirato dalla scuola e si era messo di nuovo in contatto con un gruppo di coetanei negativi. E quindi questo spesso accade. E aveva assunto un comportamento assolutamente impavido e di assunzione di rischio. E aveva avuto soltanto un contatto precedente con la polizia, aveva avuto un ammonimento a causa di questi comportamenti. E quindi qualcosa che in qualche modo lo aveva apparentemente fermato, ma poi si è iniziato a scollegare anche dai nonni che adorava. Quindi i nonni erano una figura molto importante nel tenerlo lontano da questi reati, ma iniziava di nuovo ad essere coinvolto in questi reati perché si era proprio scollegato anche dalle figure dei nonni. Quindi il reato è stato un reato di furto, ha irrotto in un appartamento e ha rubato le chiavi della macchina. David ha guidato sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti con due amici, ha subito un incidente automobilistico ed è stato fermato poco dopo dalla polizia. È stato arrestato e è arrivato alla procura questo documento di fermo. E non aveva precedenti, quindi il procuratore ha preso in considerazione la missione di questo reato, quindi è stato riferito a un programma specifico. I reati che aveva messo erano furto di auto e guida sotto effetto di sostanze, quindi ha dato il suo consenso alla Youth Conference, questo programma. La vittima in questo caso era una mamma di 5 bambini, infermiera part-time. Il marito era affetto da sclerosi multipla e quindi aveva bisogno di cure con un alto livello di trattamento e non avevano altri redditi. Quindi David aveva chiaramente danneggiato questa auto. Questo ha avuto tutta una serie di conseguenze che vedremo tra un attimo. Quindi è stata un'esperienza davvero difficile. Continuo a sottolineare che la preparazione è un elemento chiave, è cruciale. Io ho tenuto centinaia di conferenze e devo dire che ne ricordo tre che non sono andate bene proprio perché non ero sufficientemente preparata. Quindi questo è un elemento cruciale, non posso esimermi dal sottolinearlo costantemente. Credo di avere anche un'altra slide su questo. Comunque ci sono stati tre meeting con la vittima e David e la famiglia e altri meeting preliminari alla conferenza. Quindi ricordiamo che è davvero il focus del nostro approccio. Quindi avevo anche altri 10 riferimenti contemporaneamente, quindi dobbiamo essere molto rapidi e accorti perché abbiamo 4 settimane per avere il riferimento, per poi ultimare la conference e riportare poi ai giudici. Quindi la vittima era presente, ha portato un amico di supporto, c'era David, la madre e il nonno di David. David non voleva che ci fosse il nonno, però è venuto ed è stato davvero un momento bellissimo. Se siete interessati a questo tipo di giustizia riparativa, avrete sentito parlare di John Braithwaite. Suo nonno era
poi per lui nel meeting un elemento di vergogna, quindi sono dinamiche molto importanti quelle che si instaurano. Un rappresentante della comunità e chiaramente un funzionario di polizia, perché chiaramente questo serve a livello legale, e poi il coordinatore della Youth Conference. In Irlanda del Nord creiamo un setting circolare, quindi vedete che non ci sono tavoli, non ci sono blocchi al linguaggio del corpo, quindi ci stiamo in cerchio e normalmente ci sono io con il giovane da un lato, la vittima dall'altro, in modo che possano sempre guardarsi, ma non proprio in maniera diretta, faccia a faccia, con questo tipo di posizione. E quindi è possibile chiaramente condividere la storia. Quindi questo è il setting, non abbiamo mai lavorato in nessun altro modo, non utilizziamo tavoli, è molto importante che non ci siano ostacoli frapposti in questo cerchio. E quindi il piano della conference di David, se torno indietro con questa slide, era molto nervoso, ansioso, ha raccontato la sua storia. Era il più possibile onesto, ricordava pochi dettagli, frammenti, quello che era accaduto, ma era autentico e davvero dispiaciuto di quello che era accaduto. Quindi ha descritto di essere entrato nell'appartamento in una piccola finestra, attraverso una piccola finestra, ha visto le chiavi di casa, della macchina, scusate, l'ha presa e l'ha rubata. Quindi si è scusato e in quella fase abbiamo lasciato un attimo da parte le scuse, abbiamo chiesto alla vittima se aveva domande da chiedere a David, le ha detto di no e ha chiesto se voleva raccontare la sua storia. La vittima ha descritto che il marito, che è affetto da sclerosi multipla, ha sentito un frastuono nel piano terra, ha sentito rompere la finestra, quindi a causa della sua condizione non poteva scendere, quindi uno dei bambini più grandi è sceso al piano terra e ha visto che la macchina veniva rubata. Lei ha detto che tutti i membri della famiglia sono entrati nel panico, soprattutto il bambino di 3 anni, il più piccolino, che non riusciva a comprendere che cosa stava succedendo. E quindi ha descritto a David di aver poi riferito delle dichiarazioni alla polizia, e ha descritto il bambino più grande, un adolescente che voleva ucciderlo, perché era davvero arrabbiato, furioso per quello che aveva fatto. Ha descritto il modo in cui il bambino di 3 anni e non riusciva più a dormire la notte perché quella persona cattiva sarebbe tornata durante la notte per ripetere questa cosa terribile nella sua casa. Quindi ha fatto riferimento all'impatto finanziario, economico, era un'infermiera part-time, aveva bisogno della sua automobile per andare al lavoro, per portare i bambini a scuola, per accompagnare i bambini al calcio, per portare il marito a ricevere le cure ospedaliere, le visite, quindi ha dovuto pagare un taxi e ha dovuto noleggiare un'automobile. E quindi diceva che sul piano economico gli era costato £1,000. E quindi ha affermato, ha detto a David, sono così arrabbiata con quello che hai fatto, ma così arrabbiata perché mio marito, gli hai tolto, l'hai privato di quell'ultimo margine di elemento di orgoglio maschile, di dignità maschile, perché lui non poteva più occuparsi della sua famiglia, gli hai tolto questo suo aspetto maschile. E questa è stata probabilmente la cosa più difficile che lei ha detto. E l'aspetto più difficile anche per David da ascoltare, ma questa era la sua esigenza, che lei capisse quanto questo aveva avuto un'influenza non soltanto sul piano economico ma anche sul piano morale. Quindi le persone pensano che i soldi siano importanti, ma molto spesso non sono così importanti come si possa pensare. È l'impatto umano che davvero colpisce di un reato sulle persone. E quindi David è stato molto dispiaciuto, ha dovuto lasciare la sala e il nonno era così emozionato, la mamma piangeva e quindi ci siamo presi una pausa, poi siamo rientrati e di nuovo lui si scusava
era in grado di ricordare a quel punto tutto quello che lei diceva, lei gli aveva detto, quindi abbiamo chiesto di riflettere su quello che le aveva comunicato la vittima ed ha avuto un impatto molto, molto potente su di lui. Quindi, voglio dire, questa è soltanto una delle conference e a questo punto abbiamo deciso di focalizzarci sulle esigenze delle vittime, che cosa sentiva a livello di giustizia. E quindi il piano delle Youth Conference di David ha visto la proposta della vittima di far scrivere una lettera di scuse da parte di David al marito e a tutti i cinque bambini, e queste lettere dovevano essere scritte in base chiaramente a livello di comprensione, quindi doveva scrivere una lettera che doveva essere capita da un bambino di 3 anni, da un bambino di 7 anni, di 9 anni, di 16 o di 17. Quindi questo è stato un esercizio incredibile, perché ha dovuto proprio vedere l'impatto su tanti livelli di comprensione differenti. E poi una lettera al marito. Quindi non gli è stato più consentito di accedere all'area nella quale viveva la vittima per 12 mesi. In questa misura di allontanamento ha dovuto seguire un servizio per la comunità di 60 ore, quindi la comunità rappresentata nella conference, il rappresentante è stato molto onesto sull'impatto di questi furti, su quella che è poi il clima di incertezza, di insicurezza, di preoccupazione che si respira poi nella comunità, quindi i multipli impatti della commissione di un reato a livello della comunità. Ha dovuto fare queste 60 ore di servizio appunto formulate da questo rappresentante della comunità. È stato riferito al forum di consulenza per l'abuso di sostanze e anche un'organizzazione giovanile locale per un programma di formazione. Devo dire con soddisfazione che David ha ultimato questo piano e la vittima è stata soddisfatta con del processo. Infatti, quando questo piano è stato ultimato, ho organizzato un meeting tra David e la vittima di nuovo, in modo che i due potessero chiudere un po' questo cerchio. E lei era davvero amorevole, aveva superato tutto quanto e aveva colto davvero i vantaggi del processo della Youth Conference. La famiglia era soddisfatta dei risultati affermati da David, che aveva mantenuto la parola, e quindi questo ha dato una chiusura al processo per entrambe le parti. E quindi, come vi dicevo prima di concludere, ci sono stati 3 meeting con entrambe le parti, quindi rappresentante della comunità, la fase preliminare è stata molto importante di preparazione, quindi credo di aver saltato alcune slide. Comunque, sappiamo che nell'Irlanda del Nord queste conferenze riguardano la possibilità di avere un tasso di riduzione del 28% dei reati che vengono commessi a livello locale, e i giovani che entrano nel regime di detenzione, l'89% è poi il tasso di riferimenti. E quindi i risultati sono davvero promettenti e ci sono stati soltanto 20 casi di detenzione, quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato, perché la maggior parte del nostro lavoro, per la maggior parte delle nostre esperienze, sicuramente punta a evitare le ricorrenze di questi reati attraverso dei processi riparativi e ridurre al massimo le recidive, e questi risultati sono stati raggiunti. Quindi se avete domande sono disponibile o commenti. Vedo che la funzione della chat è molto affollata. Fatemi sapere se posso rispondere a qualche domanda in particolare. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Martina, grazie davvero per la presentazione. Sì, abbiamo una serie di domande già postate nella chat box. Grazie Martina per la presentazione. Ci sono già delle domande nella chat, ma credo che chiunque voglia porre domande. E sintetizzo le 3 che ci sono, quindi se Martina può intanto rispondere alle 3 che sono, devo dire, 2 e mezzo, perché la terza è mia. Io credo che una questione che c'è in Italia è anche la difficoltà di coinvolgere le vittime, mentre mi pare in Irlanda le vittime, diciamo, sono piuttosto motivate a partecipare.
Le domande che sono nella chat sono, vedo che ci sono diverse, magari la prima è perché non è possibile con gli omicidi, se c'è una ragione specifica. Una domanda riguardava, aspetta che lo dico, se è possibile eventualmente utilizzare la conference anche in caso di recidiva. Ah sì, c'è una domanda se era previsto una qualcosa. Can I, per ora, Raphael? Questo. Yes, Martina. Sì. When you say, is it possible in case? Quando dice se è possibile in caso di recidive, che cosa intende esattamente? Recidiva. Reoffending. Recidiva. They reoffend when they reoffend. Okay. Remember every. Sì, ricordate che ogni bambino che fa parte del nostro sistema deve essere chiaramente gestito il prima possibile con questo approccio. Quindi se si commette di nuovo una recidiva, comunque attuiamo un piano riparativo. Quindi possiamo avere una persona che continua appunto a far parte delle Youth Conference, questa è la nostra regola, quindi se è possibile, in questi casi la risposta è sì, si procede con lo stesso approccio. Ora, se partecipa a queste Youth Conference è importante, perché altrimenti non apprenderebbe processi di giustizia riparativa. Quindi ogni conferenza chiaramente ha una vittima, quindi quella vittima deve avere l'opportunità di incontrare chi commette questo reato. Quindi sicuramente i casi di recidive vengono presi in considerazione con dei nuovi piani di conferencing, quindi con le conferenze a seguire. Devo dire che circa un 40% dei casi, il tasso di recidive, quindi ci sono sicuramente dei bambini o comunque dei giovani che sono più inclini alle recidive. Ecco perché l'obiettivo è quello di cercare di implementare questi programmi e di favorire un coinvolgimento il prima possibile, perché questo approccio precoce sicuramente è la misura migliore, ma comunque utilizziamo questo approccio di giustizia riparativa sempre, chiaramente se c'è la partecipazione del bambino. Allora, intanto c'è una domanda, ma credo che tu hai già risposto, solo per conferma. La conference, voi avete un mese di tempo dalla notifica, se ho capito bene. Quindi alla domanda è dopo quanto tempo si realizza la Youth Conference, è dalla notifica un mese, è dal reato, non so se... Ok. Ancora un paio di domande. Che cosa fate nel caso non ci sia una vittima identificata? Ad esempio nel caso di chi vende droga o eccetera. E, beh, per ora è questo. Right. In law... Secondo la legge, una conferenza diversiva deve avvenire, deve essere completata entro 6 settimane. Quindi 6 settimane per appunto, come dicevamo prima, quindi se un reato è molto grave, ci sono varie vittime, allora possiamo chiedere un'estensione, cosa che non è un problema per i giudici, non hanno assolutamente problema a garantire delle estensioni. Per dei reati molto particolari possiamo anche avere un'estensione di mesi per svolgere la conferenza, perché il reo può magari dover seguire un programma prima di essere in grado di incontrare la propria vittima, e anche magari anche la vittima può avere bisogno di un certo livello importante di sostegno prima di poter incontrare il reo. Per quanto riguarda le vittime, la partecipazione, il tasso di partecipazione delle vittime è davvero molto molto alto, perché contattiamo le persone mediante lettera e diciamo vorremmo venire a incontrarla. Quindi andiamo dove le vittime ci dicono di incontrarle, a casa oppure sul posto di lavoro, e noi
siamo noi che andiamo dalle vittime, non ci aspettiamo che le vittime ci diano informazioni al telefono, siamo noi che ci spostiamo. Ecco perché molte vittime accettano di impegnarsi in questo processo. Quindi ascoltiamo le loro storie e una volta che imparano a fidarsi di noi e una volta che capiscono che c'è un beneficio in quello che facciamo, allora si impegnano in questo processo. E a volte una persona più anziana che si è presa a rubare dei soldi magari non può essere fisicamente in grado di partecipare agli incontri, pertanto noi andiamo da organizzazioni che lavorano le persone più anziane e facciamo in modo che questa organizzazione rappresenti la vittima all'incontro. Non so che chiaramente i reati coinvolgono tutti. Se si tratta ad esempio di un reato contro l'ordine pubblico, ad esempio disordini per strada, chiaramente abbiamo qualcuno della comunità che rappresenta la vittima e se la vittima era sotto l'influenza di alcol o di droga, noi comunque sia entriamo la vittima e chiediamo alla vittima se vuole partecipare a queste conferenze. Sì, quindi ecco perché abbiamo successo. Molto spesso chiaramente siamo noi che andiamo dalla vittima e le vittime poi vogliono sapere sempre di più della giustizia riparativa, devono sapere che sono dei percorsi disponibili. E se nei casi di violenza sessuale è più difficile acquisire la partecipazione del reo o della vittima? No, not really. No, davvero direi di no. Se la vittima ha sotto i 10 anni o se ha un certo livello di, diciamo, capacità di capire cosa avviene, allora normalmente i genitori della vittima partecipano invece della vittima. E per quanto riguarda il reo, devo dire che nella maggior parte dei casi sono degli episodi di violenza sessuale all'interno della famiglia, pertanto il reo si impegna. Non so quanti effettivamente quante conferenze sono state fatte, perché sì, adesso io mi occupo di giustizia riparativa da vari anni, però devo dire che la reiterazione del reato molto spesso si avviene in questi casi, però sono dei casi che devono essere seguiti da facilitatori formati in modo specifico, che hanno anche accesso a un sostegno psicologico durante e dopo questa procedura, perché anche noi facilitatori, noi, diciamo, il personale deve ricevere un sostegno, perché davvero viviamo delle emozioni molto forti quando sentiamo queste storie così difficili, quindi dobbiamo anche noi sentirci bene, dobbiamo essere noi anche in grado di poter proseguire, di vivere le nostre vite. Sì, ancora una serie di domande, se possiamo. La prima domanda credo che tu abbia già risposto, e cioè quanto è importante la conference per gli autori e per le vittime di reato. Ho visto prima, mi pare, nelle statistiche che davi c'è una soddisfazione molto alta sia per le vittime sia per gli autori, ma comunque ti chiedo di confermarlo. E poi la domanda è: chi stabilisce il contenuto delle azioni riparative? Mi sembra di aver capito che era la vittima tendenzialmente, comunque anche su questo diamo la parola. E poi c'è un'altra domanda ancora, poi vediamo di andare avanti, e cioè se il facilitatore del conferencing è un operatore pubblico o è invece un operatore di una NGO, di una volunteer organization. Thank you. Nice question. Okay. Belle domande. Il tasso di soddisfazione delle vittime è stato davvero molto alto a partire dal 2004. Ha superato il 95%.
e la soddisfazione da parte dei minori, ovvero in termini di buon trattamento da parte del sistema della giustizia, ha superato il 95%. Per quanto riguarda la riparazione, quello che vi ho mostrato nel caso di David, beh, chiaramente è la vittima e il reo che decidono quale tipo di riparazione, diciamo, deve fare il reo, ma soprattutto è la vittima che dice quale tipo di azioni riparative devono essere svolte dal reo. Ad esempio, in primo luogo, chiaramente il reo deve scusarsi, quindi questo tipo di riparazione deve essere, non so, ad esempio, può prevedere azioni quali, ad esempio, chiedere ai rei di, non so, lavorare per, in alcuni centri, oppure, ad esempio, piantare piante, oppure costruire una panchina per un parco, oppure una giovane, quindi il minore, quindi ha dipinto un quadro per la vittima e cose del genere, ecco, quindi davvero queste azioni riparative vengono suggerite dalla vittima e il reo può decidere di farle sì o no, ma normalmente i minori, i rei sono sempre d'accordo sul tipo di azioni, normalmente c'è un accordo reciproco, diciamo. E poi altre cose, dunque abbiamo parlato della soddisfazione delle vittime, queste azioni riparative, sì, e poi noi lavoriamo per un ente pubblico, quindi il Dipartimento della Giustizia, non apparteniamo al settore tra virgolette privato, anche proprio perché noi facciamo parte del Ministero della Giustizia, il Dipartimento di Giustizia. E poi ci sono comunque altre figure che si occupano di questo settore, di questo, nelle comunità, che possono essere volontari, ONG, che possono lavorare per organizzazioni. Non so se ce la faccio a prenderle tutte quante al volo. Una domanda è se ha fatto esperienza di conferencing con adulti. E un'altra domanda è se c'è una strategia particolare quando vittima e reo si conoscono. E infine, se avete un qualche problema nel utilizzare la restorative justice nel caso di violenza sessuale, considerando le indicazioni date dalla Carta di Istanbul. Insomma, sappiamo che nei casi di violenza sessuale molti sono, come dire, poco propensi a favorire l'incontro tra vittima e reo per i rischi di rivittimizzazione, eccetera. Beh, io ho facilitato questi degli incontri con adulti, sì. E usiamo esattamente la stessa procedura, non ci sono assolutamente difficoltà di cambiamenti, perché semplicemente le vittime vogliono la giustizia, sono state ferite, hanno subito danni. E noi semplicemente abbiamo sviluppato questo sistema per i giovani perché non sono adulti, quindi diciamo è un sistema, diciamo, un po' più speciale per loro. Però ho fatto sì anche degli incontri con adulti che hanno commesso dei reati molto gravi, ad esempio una persona ha perso l'occhio, un'altra persona ha riportato la rottura della mascella a causa di un'aggressione. Sì, però abbiamo avuto degli incontri bellissimi. Ho anche avuto un incontro che non è andato bene con gli adulti, però, e allora sono stata io che ho interrotto la conferenza perché avevo capito che non stavamo andando da nessuna parte, poi c'era anche il rischio di rivittimizzazione. E molte vittime comunque dicono che anche se non riescono ad arrivare ad una conferenza, il fatto di aver parlato con il coordinatore della conferenza, il coordinatore ha ascoltato la sua storia, questo ha avuto un effetto quasi catartico per le vittime. E poi, sì, quando si conoscono il reo e la vittima, questo avviene molto spesso. Ad esempio, se un membro dello staff viene aggredito da un minore all'interno di una casa famiglia, ad esempio, sì, questo chiaramente avviene spesso e bisogna restaurare la relazione, bisogna scavare in profondo, capire cosa è successo, perché il minore ha
non so, ad esempio, ha rotto quella relazione che c'era tra il minore e questo membro dello staff nelle case di accoglienza per minori. E poi per quanto riguarda i casi di violenza sessuale, molto spesso sono all'interno della famiglia, e quindi noi organizziamo anche delle conferenze per la famiglia, per l'intera famiglia, che sono dei modelli che funzionano bene. E c'era un'altra domanda, Raffaele, non ricordo. Ci sono altre, comunque altre domande che si aggiungono. Mi pare una domanda che ricorre, una domanda mi pare interessante. Prevedete la partecipazione eventualmente di altri specialisti, tipo psychiatrist o psicologi, che possono essere ritenuti utili alla gestione della conference? E poi mi pare che ci sia una domanda che ricorre sovente e che insomma crea qualche, mi pare, preoccupazione, cioè come fa la vittima a definire l'entità della, diciamo, della pena, chiamiamola, anche se è improprio chiamarla pena, insomma, e anche in termini economici, com'è possibile capire come la vittima, o quanto magari la vittima, come dire, è anche sostenuta o aiutata o moderata nelle richieste che può fare. Cioè, c'è un po' l'impressione di che lasciare alla vittima la possibilità di definire la richiesta, insomma, possa esporre a qualche rischio il minore, va, diciamo, se capisco bene il senso delle domande. L'esito della conference estingue il reato? Quindi c'è persecutor o il giudice vuole conoscere l'esito della, non della conference, ma del progetto che ha riguardato il minore, e questo consente di estinguere il reato? Sì, grazie. Tantissime domande. Beh, sono molto contenta di queste domande. Allora, in primo luogo, noi non vogliamo troppo professionalizzare queste conferenze, quindi non coinvolgiamo nessuno all'interno dell'incontro, a meno che quella persona non sia importante per l'incontro. Ad esempio, se deve lavorare con il reo o con la vittima, ok, ma noi non vogliamo, non devono darci un'opinione professionale. Noi ci focalizziamo sui sentimenti, sui pensieri delle persone che sono al centro dell'incontro, ovvero il reo e la vittima. Quindi non vogliamo professionalizzare l'incontro, la conferenza, perché molto spesso nei processi tradizionali abbiamo i professionisti che magari non sono nemmeno collegati con il reato. Quindi allora perché dovrebbero partecipare a queste conferenze? Però chiaramente chi è all'interno di una conferenza deve essere in qualche modo collegato al reato o a sostenere il reo e la vittima. Per quanto riguarda la vittima che definisce la riparazione, spesso le vittime ci dicono non so cosa voglio. Quindi ci sono nel sistema delle opzioni. Chiediamo di cosa hai bisogno. La vittima dice non voglio più vedere il reo. Fine. Ok, va bene. Ma a volte, nel caso di David, quella madre ha parlato con la sua famiglia e ha detto noi come famiglia cosa vogliamo da questo ragazzo? E quindi le vittime non vengono mai lasciate sole nel decidere. E poi non c'è mai un veto sull'accordo. Noi tentiamo semplicemente di arrivare ad un accordo tra reo e vittima. E se però un minore ha fatto un reato molto grave, ha commesso un reato molto grave, ad esempio ha rubato un qualcosa da un negozio e la vittima dice voglio che lui vada in prigione, allora questo viene vietato, c'è un veto, perché bisogna che quello che vuole la vittima sia proporzionata al reato. E poi sosteniamo
per quanto riguarda poi la riparazione, beh, chiaramente, e anche il compenso, diciamo, chiaramente deve tutto essere sempre proporzionato al reato. Ma dobbiamo sempre parlare con le vittime, perché chiaramente noi non possiamo decidere per le vittime di ciò di cui hanno bisogno. Bisogna sempre parlare con le vittime, e questo è un tipo di cambiamento di mentalità che noi dobbiamo adottare, perché noi siamo abituati, diciamo, alla giustizia tradizionale, ma noi dobbiamo passare dalla giustizia tradizionale alla giustizia riparativa, ed è davvero un cambiamento mentale da fare. Ok, e poi l'altra domanda, per quanto riguarda i contatti con il tribunale, beh, noi presentiamo una specie di narrativa, di narrazione, perché chiaramente noi vogliamo che il giudice, che non sono presenti nella stanza, nella conferenza, sappiano cosa è avvenuto, quindi io ad esempio scrivo delle specie di relazioni, per esempio, David... inizialmente ha avuto difficoltà ad ascoltare la storia della vittima ed ha lasciato la stanza. C'è stato un momento di silenzio prima che lui è rientrato nella stanza, ad esempio. Quindi sono davvero delle narrazioni, ma noi non vogliamo che il giudice dica: ah beh, questo è stato fantastico, sì, ho visto quanto è stato difficile per il ragazzo, e magari getta il caso, diciamo. Quindi è davvero, sono delle narrazioni proprio. Poi sì, chiaramente mandiamo un rapporto più formale al giudice, e sono molto contenti di ricevere queste relazioni. Molto spesso ci hanno chiesto di far tornare il minore in tribunale, in corte, proprio perché molto spesso i giudici vogliono dire: hai fatto bene, hai fatto un buon percorso. E questo ha anche un impatto molto positivo sul reo, sul minore. C'è ancora, mi pare, una, ce ne sono ancora diverse, ma ne scelgo una perché per motivi di tempo, ma mi pare che questa possa rappresentare la curiosità di molti. E cioè, c'è una ragione, se c'è stato questo passaggio, di aver scelto la conference invece della victim offender mediation. Qua, perché siete passati dalla più tradizionale mediazione tra vittima e reo al conference? Ok, we never had victim offender. Non c'è mai stato questo tipo di mediazione, devo dire. E sono molto grata di questo, in primo luogo perché non è una mediazione. Quando qualcuno ferisce qualcun altro, non si fa una mediazione, perché entrambe le parti si trovano a livelli diversi, le due parti sono a livelli diversi. Quindi davvero io ho davvero difficoltà a utilizzare questo tipo di mediazione. Qui parliamo poi di minori, di bambini, e bisogna parlare anche di inclusività. Quindi noi dobbiamo coinvolgere tutti coloro che sono coinvolti nel reato nella risoluzione. Bisogna coinvolgere i genitori e chi sostiene le vittime, e quindi dobbiamo davvero allargare il cerchio, perché più persone ci sono per sostenere il minore, più allora ci sarà minore reiterazione del reato, perché chiaramente quel minore sarà obbligato quasi a seguire il processo che abbiamo. Mi pare di capire che hai voluto precisare in questo momento che mentre nella mediazione tra vittima e reo si cercava di dimenticare chi era la vittima e chi fosse il reo, oggi per voi nel conference invece è molto chiaro che c'è un reo e c'è una vittima, e che quella conference serve per aiutare a restituire, diciamo così, qualcosa alla vittima, e attraverso questo sanare la ferita. Possiamo dire così? Yes. Sì. Sì. Certo. Volevo aggiungere che sono davvero appassionata
per la restorative justice, ma nulla è una panacea, nulla è una panacea per tutti i mali, chiaramente. È chiaro, non è una panacea. Sicuramente ci sono dei bambini le cui vite sono state talmente traumatizzate, che sono così traumatizzati dagli eventi perpetrati dagli adulti o quello che non hanno fatto per loro gli adulti, che semplicemente non hanno quelle capacità per enfatizzare le loro sensazioni. E quindi non possiamo affermare che funzioni per tutti, ma sicuramente riesce a migliorare, a sanare molte situazioni, richiede molto impegno, molto effort e davvero una formazione di alta qualità, investimento, impegno. E significa anche una formazione continua, leadership, e essere davvero sostenitori e promotori di questo approccio, perché se gli attori coinvolti, il commissioner, non sono completamente supportivi, non funzionerà. Quindi dobbiamo essere sicuri che i sistemi, che questa struttura, questa dorsale sia assolutamente forte, durevole, resiliente, resistente. Ecco perché il nostro sistema funziona così bene, perché noi siamo davvero ben strutturati grazie alle normative, ai sistemi e alle buone connessioni tra le varie figure coinvolte, i giudici. È davvero molto importante, è altissimo il potenziale, è fantastico, ma richiede sicuramente molto lavoro e investimento. Allora, io direi che nonostante ci siano ancora tante domande, ma per motivi vedo che alcuni hanno dovuto lasciare, anche se siamo ancora tanti, e poi anche per motivi di buona educazione con Martina, che possiamo come dire, approfittare della sua cortesia oltre un certo limite. Però se siete d'accordo, insomma, poi magari ne parleremo anche. Mi pare che questo approccio meriterebbe un ulteriore approfondimento, quindi se Martina sarà disponibile cercheremo di avere un secondo tempo su questo seminario, per anche appunto i diversi passaggi di, come possiamo dire, di paradigma, lei ha chiamati paradigm shift, che ci ha proposto. Quindi direi al momento, non essendoci Isabella per le conclusioni, ma credo che questo questa seminario non sia tanto al momento per delle conclusioni, ma insomma per aver offerto a noi la possibilità di almeno entrare un po' in quello che è stata una vera rivoluzione nell'approccio alla giustizia che ci ha raccontato Martina. La ringraziamo ancora, con una promessa allora magari di riorganizzare magari in autunno un secondo incontro, se lei è d'accordo, Martina. As long as it's not over 500 people. Beh, sicuramente sì, se non sono migliaia e migliaia di meeting, se non sarà impegnata. Allora, se ci sono così tanti partecipanti, sì, sicuramente sì, è davvero fantastico avere una partecipazione così alta, e non c'è assolutamente problema. Io sono disponibile per questo secondo invito. Grazie a voi tutti, devo dire siamo stati sorpresi, ma felici che abbia avuto un seguito così importante, e quindi vuol dire che forse c'è bisogno di questo genere di iniziative. Abbiamo appunto appuntamento per il giorno 26 tra mediazione penale e mediazione sociale in Francia, uno sguardo critico, ce ne parlerà Michel Guillaume-Hopnung. Grazie a tutti per la partecipazione, mi dispiace che alcune domande sono rimaste in evase, ma avremo modo, come detto, di magari di rincontrare Martina con l'autunno. E buon lavoro a tutti e a presto. Grazie.